scusa. Volevo parlare, siccome parlava della casa, che la casa è importante per tutti, ma che l'ha letto il riassunto di quando uscì gli operai che pagavano lì dal casa Cesca. Io ho un libretto, 11 milioni pagati, capito? Mentre nel 2003-2004 i politici si dividevano le case che era rimasto. Sì, scusa, c'è un intervento che dobbiamo migliorare. No, voglio dire dobbiamo, questo. Sì, sì, no, capito perfettamente, grazie. No, volevo solo una cosa importante. Garantire buona fede, noi facciamo questo incontro proprio per questo, ma per rilanciare anche tutte le città l'applicazione di questo emendamento e anzi, dico di legge, e vorrei anche magari se ci aiuta nel contatto con le sedi locali di 25 Stelle poterci supportare. Assolutamente sì. Dunque, ringrazio la presenza, sono arrivati. Era rimasto 100 milioni. Scusa. Sono spariti. Fernando. Silenzio. Scendi di Fernando. Dopo si pensano tutti di queste cose. Un grande pianista Fernando. Non riusciranno mai a sistemare queste cose. Le case ce n'era tante, però l'hanno preso. Allora, intervento l'ha fatto Fernando. Grazie Fernando di Marco. Allora ringrazio la presenza di Trottini, del segretario regionale della CGL, e di Simone Porzio, della segreteria nazionale del SUNEA, e altra gente che servono di comitato, perché sto individuando delle figure che sono attive all'interno della città. E naturalmente un ringraziamento alle due delegazioni, le delegazioni di chi ha fatto la domanda con noi ultimamente per le case popolari e aspetta delle risposte, speriamo che arriveranno, e quella nutrita delegazione di assegnatari e di presidenti di autogestione che hanno potuto cominciare a capire che oggi è una giornata complessa riguardo a tutto il problema della casa. Vi dico un'ultima cosa, due compagni sono andati a prendere quello che poi sarà destinato a quelli che rimangono qui da noi per poter fare un minimo di buffet, ecco, soprattutto quelli che sono venuti fuori da Firenze, poi fuori di lì vogliono rimanere con noi. E chiunque vuole mangiare qualche pizzetta. Grazie. Allora, adesso chiamo Enrico Puccini, un esperto di DRD, ha anche scritto recentemente un libro molto saggio, molto importante, che parla proprio dall'emergenza alle politiche programmatiche. Ringrazio Enrico per la tua presenza. Grazie a tutti quanti per avermi invitato. L'attivismo è ancora vivo in platea. Sì, io volevo innanzitutto partire proprio dal punto di partenza, che è quello del riuso del patrimonio pubblico, che è una risorsa molto importante, ma non solo. Qualche anno addietro io insomma insegnavo alla facoltà d'architettura e venne una delegazione della facoltà di Berkeley, la famosa facoltà di Berkeley, che ci chiese di far vedere, no, qualcosa sul riuso. Non si sente? Che ci chiese, di far vedere qualcosa sul riuso, no? Quindi noi, questi si immaginavano, no, chissà quale modernità. Io all'epoca gli feci vedere Santa Maria degli Angeli, che è una chiesa fatta da Michelangelo dentro le terme di Diocleziano. Quindi diciamo che il riuso, che noi adesso è una così grande novità, invece è stato storicamente il metodo con cui la città è cresciuta su se stessa, e semplicemente dopo, con l'avvento della macchina, la città del trasporto, la città ha incominciato a espandersi. Quindi diciamo, tornare a questa pratica è una cosa sostanzialmente molto sana e che va incontro a tutta una serie di direttive che derivano dalla comunità europea. Cioè, nel senso, se noi vediamo quelle che sono tutte le direttive europee e quelle che sono diciamo, i principali problemi di razionalizzazione della città contemporanea, ci dicono che le città devono essere compatte, consumare meno suolo possibile e poter accentrare in una serie di servizi.
quindi diciamo questo qui è per, il Rius è per certi aspetti non un elemento di novità ma un ritorno alla storia. Detto questo, diciamo, io concordo con tutti gli interventi, mi sembra che sono state tutte quante cose molto interessanti e quello che veramente reputo abbastanza importante è soffermarsi un po' su questo tema che chiaramente noi siamo in un momento molto critico, che però anche dalla crisi possono nascere delle opportunità. Per esempio, sempre riguardo al tema della città compatta, recentemente un ricercatore del CNR ha dimostrato, una ricerca che ancora deve essere pubblicata, come a Roma, con i costi attuali degli alloggi, praticamente perché oggi un alloggio dentro al raccordo anulare costa quanto costava un alloggio fuori nel 2006, tante persone stanno tornando all'interno della città, quindi diciamo la città si sta autocompattando in via solamente di un ragionamento economico e senza nessuna guida governativa. Detto questo, ci sono tanti punti di crisi. Diciamo, io ho scritto questo libro che deriva sostanzialmente, faccio una breve storia, da due esperienze. Io sono stato per 13 anni ricercatore all'università e per 2 anni consulente del Comune di Roma sul tema della casa, e in questi 2 anni ho accumulato tutta una serie di dati molto importanti. Alla fine di questa ricerca io praticamente dimostro come attraverso un sistema che vada a levigare le normative, le procedure eccetera eccetera, si possono ricavare a Roma in un programma quinquennale 14.000 alloggi dal patrimonio esistente. Considerando che questo libro è uscito circa 7 mesi fa e per il momento ancora nessuno mi ha controdetto, io spero che ce l'ho mandato a tutti quanti i tecnici, diciamo, da Salzano al direttore dell'Ader eccetera eccetera, anche tecnici del comune, cioè io spero di essere contraddetto, perché se così fosse la situazione è abbastanza grave. Il problema delle case popolari, diciamo, che è una delle risposte al tema dell'emergenza abitativa, il 67% delle persone che finiscono in emergenza abitativa sono persone con un appartamento già ce l'hanno, quindi chiaramente il lavoro sui contributi per riuscire a tenere le famiglie dentro le case è un lavoro fondamentale, perché sennò noi rischiamo di investire solamente, diciamo, in cura e mai in prevenzione. Però esiste un problema gestionale che adesso è abbastanza stridente. Allora, noi dobbiamo considerare che attualmente gli enti gestori, quelli che gestiscono appunto le case popolari, all'incirca dal 2002 hanno una norma che li obbliga al pareggio di bilancio, e questo qui è il tema dei temi. Che cosa succede? Cioè, mentre noi abbiamo un'impostazione in cui praticamente i canoni derivano sostanzialmente dalla vecchia logica assistenziale, per cui per un pensionato paga 7,50 euro al mese, cosa a mio avviso anche giustissima, al tempo stesso gli enti gestori, a fronte di questi introiti, non riescono a gestire il patrimonio. E a Roma che cosa sta succedendo? Non penso che questo sia un fenomeno, diciamo, trasversale e universale, che gli enti gestori, per raggiungere questo pareggio di bilancio, in parte dismettono il loro patrimonio. Quindi noi stiamo parlando di costruzione di case popolari mentre gli enti gestori le stanno vendendo per riuscire a ripianare il bilancio. Quindi forse, diciamo, proprio perché siamo in un momento di crisi, varrebbe la pena fermarsi un attimo e cercare di capire come si risolve tutto quanto questo quadro generale. Questo che cosa comporta? Faccio un esempio subito pragmatico sulla città che ho studiato. A Roma l'emergenza, diciamo, primaria sono all'incirca 8-9.000 famiglie, che sono quelle che stanno versando in condizioni più critiche. All'interno del patrimonio romano, che è 74.000 alloggi, ci sono 15.000 nuclei familiari, di cui 10.000 abusivi e 5.000 decaduti per eccesso di reddito. Quindi, diciamo, noi abbiamo più persone che non dovrebbero stare dentro le case popolari rispetto a quella dell'emergenza abitativa. Questo dato è confermato in generale dall'Istat. L'Istat ci dice che praticamente a Roma l'8% della popolazione è quella che si trova in condizioni di povertà assoluta e povertà relativa, e guarda caso le case popolari che servono proprio a questa fascia di popolazione sono l'8%, quindi diciamo matematicamente il problema della casa a Roma non dovrebbe esistere. Quindi questo è un problema abbastanza importante. Chiaramente che cosa succede? Questi 15.000 che sono praticamente
diciamo 10.000 abusivi e 5.000 che sono i decaduti, siccome i decaduti pagano un canone diciamo maggiorato e quelli che sono abusivi anche pagano un canone sanzionatorio, contribuiscono agli introiti, al 48% degli introiti degli enti gestori. Quindi praticamente se noi ipotizziamo, no, per risolvere il tema dell'emergenza abitativa, la più grande operazione di sgombero o sfratto che dir si voglia in città, otterremo sostanzialmente due cose. Innanzitutto che questa operazione è un'operazione con gli attuali strumenti dell'amministrazione che dura 42 anni, perché la potenza di sgombero di una diciamo di un comune è all'incirca di uno sgombero al giorno, perché servono tre pattuglie, ambulanza, diciamo il furgone dei depositi, cioè sono molto costosi. Dall'altro, se noi sgomberiamo queste persone e all'interno delle case popolari mettiamo quelli che sono legittimi assegnatari, quelli che stanno in gradatoria, mandiamo in default gli enti gestori. Chiarissimo questo, no? Quindi diciamo, si è parlato di reddito di cittadinanza o anche di altri sussidi. Io diciamo, per quello che ho analizzato anche delle diciamo, normative estere, per esempio mi sono molto focalizzato sulla Francia e sulla Germania, che hanno due sistemi simili al nostro. Germania. Allora, i tedeschi hanno stimato che per poter fare le manutenzioni all'interno delle case popolari, per poter fare la bollettazione, per poter fare l'assistenza, eccetera, eccetera, le case popolari devono costare 5 euro al metro quadro. Sotto questa soglia vanno le emissioni degli enti gestori. I francesi hanno fatto la stessa stima e sono arrivati a 4,98 euro. Quindi io sull'Italia questi dati non ce l'ho, ma penso che saremo più o meno allineati. Quindi dare un'intera alloggio a 7,50 euro, mentre noi ne dovremmo spendere 5 per a metro quadro, è chiaramente già un momento di crisi molto forte. Tant'è vero che oltre alla vendita degli appartamenti, un'altra cosa che succede è appunto il taglio delle manutenzioni, cioè la maggior parte delle case popolari versano in condizioni abbastanza critiche. Le stime degli enti gestori ci dicono che a Roma, per rimettere diciamo, a norma l'intero patrimonio abitativo, servono 700 milioni di euro. Quindi noi non solo, queste sono stime loro, quindi noi non solo allo stato attuale dismettiamo il patrimonio, ma quello che abbiamo continua a depauperarsi, no? Quindi diciamo, allora, questo ci dà il quadro di una crisi sistemica. Le altre nazioni, cioè Francia e Germania, invece che cosa fanno? Proprio in virtù del fatto che hanno dei sussidi che sono molto più sviluppati rispetto ai nostri, tendono a separare il problema della povertà col problema della casa. Quindi, cosa che sembra paradossale, anche io sono stato a parlare con l'assessore di Francoforte e gli ho detto, ma com'è che voi fate pagare un alloggio popolare minimo 200 euro e poi gli date il sussidio di 200 euro, cioè sembra una partita di giro, no? In cui... E lui mi ha spiegato perché, diciamo, noi separiamo il problema della povertà col problema della casa. Inoltre, mentre gli enti gestori sono degli enti autonomi, quindi con questo meccanismo noi gli garantiamo praticamente il pareggio di bilancio, quindi la piena operatività, il sussidio innanzitutto è una cosa molto più rapida da dare e da togliere rispetto a una casa, di cui sappiamo i problemi che abbiamo sul tema della casa, e inoltre il sussidio è di carattere governativo. Ora, a me mi sembra del tutto evidente che in Italia stiamo andando verso questa direzione, cioè l'elargizio di un sussidio per la povertà, che se non integrato con le politiche locali rischia di diventare anche deleterio. Perché vi spiego, se una persona che si trova in emergenza abitativa a Roma, per cui la soglia minima è 18.000 euro, prende un sussidio e questo sussidio ti fa saltare il reddito a 18.300 euro, il comune non batte per strada. E quindi praticamente noi alla fine che cosa otteniamo? Otteniamo che quella persona abbiamo dato un sussidio per cui ci abbiamo diventato reddito, però gli abbiamo tolto l'alloggio. Per fare questo, diciamo, come si fa questo coordinamento? Nella 431, diciamo, del 98, c'è il famoso articolo 5, quello che istituisce l'osservatorio sulle politiche abitative. Questo osservatorio, diciamo, in Italia non ha mai preso piede, e invece sarebbe uno strumento fondamentale per fare una serie di operazioni. Una delle operazioni è quello, appunto, quello che si chiama prima, fare il coordinamento fra Stato, Regioni e Comuni. Questo è uno dei piedi. Non solo, perché potrebbe fornire dei feedback molto più veloci
per modificare tutte le parti di circolare ministeriali applicative delle leggi. Faccio un esempio su tutti: il fondo sulla mobilità del colpevole, che è stato molto voluto a Roma. A Roma abbiamo circa 8.000 sfratti esecutivi. Il comune di Roma, siccome la norma era troppo restrittiva, l'ha data a 20 persone, 20 famiglie. Quindi, e in quel caso i fondi sono rimasti praticamente non spesi. Avere quindi uno strumento di rapido collegamento fra le varie realtà che si occupano della casa non serve semplicemente a fare studi, ricerche e analisi che possono servire a fare un'ottima programmazione, ma serve fondamentalmente anche all'ottimizzazione delle risorse. Finito il tempo? Un minuto. Va bene, detto questo, insomma, come dicevo, insomma, secondo me, diciamo, questa crisi, che è una crisi abbastanza sistemica, l'ultima cosa che voglio dire è il problema, quello che noi abbiamo a Roma, della dimensione degli alloggi, l'ha detto anche il sottosegretario Nencini, il senatore Nencini, che c'è un problema di discrepanza fra i nuclei familiari e quelli che sono invece i tagli degli alloggi. Siccome le leggi regionali tendono ad assegnare le case in base al numero degli alloggi, che cosa succede? Io ho fatto una proiezione con l'attuale normativa su Roma, e siccome chiaramente il corpus principale degli alloggi popolari a Roma è stato costruito durante gli anni della famosa 167, in quegli anni questi alloggi furono costruiti rispetto a quella che era la media negli anni 70 della popolazione italiana, e quindi circa 5 abitanti all'alloggio. Quindi, facendo le dovute proporzioni con quelli che sono invece attualmente in graduatoria, nel comune di Roma rimane un quarto degli alloggi che sono inassegnabili. Cioè, nel senso, noi non abbiamo più le persone che sono adatte a occupare quegli alloggi. E in virtù di questo si possono fare, diciamo, tutta una serie di operazioni di razionalizzazione, che possono essere dai frazionamenti a tentativi per fare il co-housing, soprattutto per le persone che stanno in emergenza abitativa, perché noi sono parecchie persone, parecchie famiglie che abitano per strada. Quindi magari noi latini diciamo che per indole il co-housing non siamo molto portati ad accettarli, in una condizione critica invece lo potremmo fare. E detto questo, io insomma avrei concluso, penso di aver detto abbastanza tante cose. Tutte queste cose chiaramente sono, io l'ho documentato, i dati alla mano, che io chiaramente questo libro, però consentitemi solamente l'ultima cosa. Anche qui il tema della programmazione e il tema dell'emergenza, questo è un modo fondamentale, cioè nel senso l'osservatorio, che appunto sarebbe uno strumento di legge che dovrebbe fare la programmazione e che non è mai nato. Io quando facevo le riunioni per esempio al ministero c'è il poster, siamo andati al ministero dei trasporti, c'è questo famoso poster, però l'osservatorio non c'è, quindi non è, è uno strumento a mio avviso sostanzialmente fondamentale, perché ci potrebbe consentire di dare una rilettura di tutte queste criticità, che in virtù anche del fatto della frammentazione delle competenze, perché quota parte del patrimonio è in pancia alla regione, quota parte del patrimonio è in pancia al comune, quello che si deve occupare di fare la decadenza e praticamente l'assegnazione è invece il comune su tutti e due i patrimoni. Quindi questo crea una serie, diciamo, di disfunzioni in generale nella gestione di quello che noi consideriamo un unico, che sono il patrimonio delle case popolari, che invece con dei semplici protocolli di intesa fra enti che sono tutti pubblici potrebbe essere semplicemente risolto. E in virtù di questo, l'ultima cosa, uscire dalla logica emergenziale significa non stare sempre in affanno neanche con questa necessità, c'è tutta una casa, dobbiamo costruire nuove case, facciamo una casa, è vero, da tanti anni che non si fanno. Però io direi che, siccome noi ci troviamo oggi a governare delle città che sono molto più complesse, faccio l'ultimo esempio: a Roma noi abbiamo tanti quartieri di 167, io ho fatto uno studio su questi quartieri, in questi quartieri il 67% delle persone che vi abitano sono anziani, perché sono appunto quelli assegnatari che l'hanno presi durante gli anni 70 e adesso sono diventati anziani. Quindi se vogliamo utilizzare le case popolari anche in senso positivo per la rigenerazione proprio della città e per fare del mix sociale all'interno di questi quartieri, questi sono quartieri in cui non si può fare la rigenerazione urbana facendo un giardino, risistemando una facciata, perché se non si incide anche su quelli che sono i tessuti sociali, la rigenerazione urbana diventa semplicemente un fattore estetico. Grazie. Grazie a tutti.